Oggi a Fano, poco dopo le 14, il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, dopo essere stato a Pesaro, è venuto a visionare i ritrovamenti dei resti romani nel cantiere in cui si era ipotizzata l'importante scoperta della Basilica di Vitruvio. Casa romana a Fano può essere un luogo di attrazione importante, essendo la città schiacciata fra Pesaro e Urbino. Se la casa romana però è qui, Pompei è qua. Quindi la Pompei di Fano. Si possono fare o un esproprio perché diventi un luogo dello Stato, quindi un museo di Stato, oppure un accordo con il privato che con un bravo architetto immagini di avere il piano dove siamo, quell'altezza lì dove c'è l'architrave, che è aperto al pubblico, e le stanze nella parte superiore, fare una cosa di legno. Sottosegretario, però, sia per andare avanti con gli scavi che per fare quello che dice lei, questa idea che ha lei, ci vogliono le risorse, ci vogliono molte risorse. Se facciamo un accordo con loro ce le mettono loro, perché loro si fanno la loro casa di legno, si chiama la casa di legno romana. Oppure se dobbiamo farlo noi, ce li metteremo noi. È un luogo, cioè non puoi fare uno scavo di questo genere come servizio di un edificio contemporaneo, come capita ogni tanto quando fanno dei lavori lì di sotto, deve diventare un museo così. Dopo la visita agli scavi, il sottosegretario ha proseguito verso la Filanda di Fino 800, poco distante, e al Teatro della Fortuna, attualmente in fase di ristrutturazione per motivi di sicurezza, per poi salire alla Sala Verdi dopo aver osservato minuziosamente ogni dettaglio, quadri inclusi. Di seguito la visita ai mosaici nel sotterraneo del teatro e gli scavi di Sant'Agostino. Beh, indica una continuità. L'area dell'anfiteatro che ha qui delle parti rilevanti, dei passaggi del proscenio che sono perfettamente leggibili. Quindi un intervento che, abbattendo una parte di edifici pubblici, riesca a restituire il percorso dell'anfiteatro, sicuramente troverebbe qui il punto d'arrivo, visto il percorso che abbiamo fatto, di una restituzione pressoché integrale. Quindi è un'opera, mentre quella della casa cosiddetta di Vitruvio nel dialogo col privato è abbastanza facile, questa è un'impresa in cui occorre mettere insieme il comune, i privati, le istituzioni, la fondazione Montanari, per vedere se si vuole restituire una identità romana in quest'area alla città, che qui si capisce essere piuttosto ben conservata. Ultima tappa, la chiesa di San Francesco. Si poteva immaginare di fare una capitale italiana mettendo insieme le tre città, Urbino, Pesaro e Fano. Qui le due che sono state punite sono sicuramente città più fascinose della stessa Pesaro, che peraltro ha una così importante espressione di cultura internazionale che è il ROF, che basta da sola, oltre alla Villa Castelbarco Albani. Però per il resto, insomma, diciamo che Fano ha una densità monumentale, memorie romane, barocche, rinascimentali. Qui solo, se uno esce qua fuori, oltre a vedere questo neoclassico che sembra una scenografia fatta da un regista, vede due bellissime sepolture, si rende conto che in effetti questo a Pesaro non ce l'hanno. Senta, qualche finanziamento in più? Io sono venuto. Sì, sì. Per la parte archeologica sicuramente.